Andiamo a presentare graficamente queste curve che sono deducibili dal grafico di una conica, che in particolare per queste qua sarà l'ellisse. Allora, prima di tutto andiamo a vedere che sicuramente la funzione definita per questo maggiore o uguale di 0, e se la risolvete è abbastanza semplice, trovate che x è compresa fra meno 4 radice di 2 e 4 radice di 2. Ok, quindi il dominio di questa funzione è meno 4 radice di 2, 4 radice di 2. Ok, questa è la prima cosa. Ora, qual è il ragionamento? Come abbiamo fatto per gli altri casi, io qui posso andare a levare tutto il quadrato. Ok, e facciamolo così, vi rendete conto? Quindi avrò y quadro uguale a 4 meno x quadro 8. Ora, perché possa andare nella forma che io un po' la riconosca, mi conviene ad esempio dividere tutto per 4 e ricombinare spostando primo e secondo membro, no? Quindi quello che succede, se divido tutto per 4, otterrò x quadro 32esimi più y quadro quarti uguale a 1. Ovviamente, qual è la condizione? Vedete, qua y è uguale a questa, quindi y deve essere per forza positiva. Quindi con y maggiore o uguale di 0. E allora cos'è? Questa è l'ellisse. Quale parte considero? Quella positiva, perché y è maggiore o uguale di 0. Quindi se andiamo a rappresentarla sul piano cartesiano, eccoci qua. Vabbè, lo vedete al volo, no? Che i vertici sono, ve li scrivo qua, ma potete calcolarveli, i vertici sono più o meno 4 radice di 2, 0 e 0 più o meno 2. Quindi la parte di ellisse che vado a considerare è questa, quella sotto no. Ok, quindi questo che ho disegnato qui è il grafico di questa funzione. Ok, stessa cosa qui. Questa esiste quando 4 meno x quadro è maggiore o uguale di 0. La risolvete e trovate che il dominio è molto semplicemente meno 2, 2. Ok. Ovviamente anche qui vale la condizione che y maggiore o uguale di 0, per quello che abbiamo detto prima, e allora levando tutto al quadrato e ricombinandola, avremo y quadro uguale a 9 per 4 meno x quadro alla seconda, no scusate, non alla seconda, per 4 meno x quadro, divido tutto per 9 e anche per, quindi no, in realtà divido tutto per 36, perché 9 per 4 è 36, poi qua avrò meno 9x quadro, divido tutto per 36, mi ritrovo con x quadro quarti più y quadro 36esimi uguale a 1, con la condizione y maggiore o uguale di 0. Ok? Ora, questa è un'ellisse che ha vertici più o meno 2, 0 e 0 più o meno 6. Quindi eccoci qua. Andiamo a rappresentarla. Y, x. Allora, y maggiore o uguale di 0, cosa vado a considerare? Questa parte qua dell'ellisse, la parte sotto no, e quindi questo è il grafico della funzione di partenza. Ok, vediamo un attimino qui. Prima di tutto, vabbè, vediamo che questa roba qui esiste per 16 meno x quadro noni maggiore o uguale di 0. La risolvete, trovate meno 12, cioè y che è compresa fra meno 12 e 12. Ok, qua però bisogna porre attenzione perché vedete che x è uguale a meno questa cosa, cioè meno una cosa positiva. Meno una cosa positiva vuol dire che qua in realtà dobbiamo porre come condizione che x sia minore o uguale di 0. Ok, fatto questo, possiamo andare a levare al quadrato tutta questa roba qui e otteniamo, se dividiamo poi anche per 4, x quadro quarti uguale a 16 meno y quadro noni.
che appunto ricombinata ci dà questa cosa, no? Mettendo insieme anche la condizione. Divido tutto per 16, ovviamente, per far comparire la conica in modo comodo. X quadro 64esimi più Y quadro 144esimi uguale a 1, con x minore uguale di 0. Ora, questa qui è sempre un'ellisse che ha vertici in più o meno 8, 0 e 0 più o meno 12, quindi andando a rappresentarla, eccoci qua, y e x. La rappresento tutta adesso, facciamo così, rappresento tutte le ellisse così capite cosa sto per dire. Quindi questa è tutta l'ellisse. X minore uguale di 0, io devo prendere solo unicamente la parte delle x negative. Quindi questa. Per capirci, no? Ok, questa qui.